Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. È uno slime gigante che quando si schiaccia è super iper ASMR, super iper crunchy, super iper fluffy, super iper gonfio. Oggi però lo andiamo a fare in maniera super speciale, perché lo vado a fare gigante. La vedete questa? Che è una bacinella, bacinella, è una cosa gigante. Lo andiamo a fare così. Ho la colla trasparente, perché è quella che andrò ad usare, ed ho la colla vinilica. Allora, per questo slime dovete sapere che non ci vuole tanta colla, ma ci vuole tanta ma tanta schiuma da barba. Allora, io inizio a mettere la colla trasparente. Questo qua d'altronde me l'ha regalato una ragazza a un firmacopie da Sara per Yolanda. Grazie Sara. Allora, più o meno questo, non so quanto possano essere, forse 150 grammi di colla trasparente, 100 grammi di colla vinilica, o 70-80. Comunque vado a mescolare. Ragazzi, adesso viene la parte molto divertente. Guardate, praticamente di colla non ce n'è proprio. È questo l'intento ed è questo il bello. Allora, adesso viene la parte più bella, perché ci dobbiamo munire di schiuma da barba. Ovviamente se volete lo potete fare in versione ridotta questo slime, potete andare a vedere come l'ho fatto io anche su Instagram. Vi ricordo che mi potete trovare su Instagram Yolanda Sweets trattino basso official. Allora, siccome sono sola, devo andare a fare così, oh oh, due insieme, olè! Enormissimo ragazzi, questo qui deve venire. Vado a scegliere ancora di più. Il bello di questo slime è che si tiene bello solido e che non si smonta, perché qua ci vuole tanta 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 pazienza per andare a riempire questa bacinella. Il segreto di questo slime qual è? È quello di non smontare la schiuma da barba. In che senso? Nel senso che quando voi andate ad addensare slime non si deve, dovete avere la diciamo la forza di non schiacciare lo slime, ok? Perché lo so che in tanti non ce la fanno e prum prum vogliono schiacciare lo slime. Olè, vogliono schiacciare lo slime proprio perché è bello sentire il suono delle bolle che si schiacciano. Ma ragazzi, in questo caso dovete avere tanta pazienza, perché lo slime non lo dovete schiacciare. Ve lo dico proprio chiaramente, lo slime non deve essere schiacciato, perché altrimenti l'effetto non ci sarà. Dobbiamo andare a mettere tanta schiuma da barba. Allora, siamo alla quarta bottiglia. Ok, raga, guardate, quarta bottiglia di schiuma da barba praticamente quasi andata. Veramente, ragazzi, deve essere enorme questo slime. Guardate qua, è talmente jiggly. No, vabbè, bellissimo. Ok, guardate qua. Guardate che meraviglia, è super iper mega gigloso, ti adoro, è bellissimo. Oddio, sarà talmente soddisfacente dopo andarla a mescolare, a parte... L'ho rotto. Questo slime l'hanno fatto un sacco di ragazze americane e straniere, soprattutto. È veramente, veramente bellissimo. Dopo ovviamente dobbiamo andarlo a colorare. C'è la colla. Praticamente non si vedrà più in pratica, perché sarà talmente tanta schiuma da barba che devo vedere se lo slime verrà, oppure se ci sarà bisogno appunto di mettere altra colla. Dopo lo scopriremo insieme. Mamma mia ragazzi, guardate il mio dito, help, help. Questa schiuma da barba è un po' strana, perché come scende in maniera orribile, non capisco perché scende male, però vabbè. Ok, vado a mettere un altro tubo. Dobbiamo superare la linea della ciotola, quindi mi sa che ci vuole questa e un'altra bottiglia, secondo me. Quanto è ASMR questa cosa, ragazzi? Così dovrebbe andare più che bene. Allora, adesso facciamo una cosa, iniziamo a mescolare, anche se sarà completamente difficile andare a mescolare la colla con la schiuma da barba. Allora,
per non smontare la schiuma da barba, cercherò di... Oddio! Vediamo un po' di... Mamma mia! Oddio, è bellissimo! Allora, cercherò di mescolare bene sotto. Mamma mia, raga, allora. Cioè, qua praticamente devo mescolare per forza con le mani. Guardate qua! Quanto sarà difficile da 1 a 10 fare questa cosa? Non lo so. E praticamente è tutta schiuma da barba. Ok? Cioè, sarà completamente difficile andare a mescolare questa roba. Altrimenti dobbiamo direttamente addensare. Perché qua là sotto praticamente si mescola poi piano piano allo slime. Cioè, alla schiuma da barba, altrimenti non va. Guardate. Dopo se ci vuole altra schiuma, non lo so se ce la devo andare a mettere o meno. Altrimenti vedrò. Perché vedete qui? Secondo me... altra schiuma ci vuole, guardate, perché altrimenti la cupola non viene. Secondo me sì. Allora ragazzi, ho messo tutta la mia colla trasparente. Adesso vado a mettere il colorante, in modo da colorare, colorante, cioè nel senso vado a mettere appunto l'acrilico in modo da colorare il mio slime. Ok, farlo più piccolo risultava un pochino più semplice. Così grande è un po' più difficile, devo ammettere. Allora, io direi di fare una cosa. Io direi di iniziare ad addensare. Facciamo così. Iniziamo ad addensare, vediamo se si addensa questo. Allora ragazzi, eccomi tornata. Allora, lo slime l'ho addensato. Ci è voluto un po', almeno più di una mezz'oretta per addensare questo slime. E come vedete è gigantesco. Allora, l'ho travasato perché ovviamente mischiando poi la colla con la schiuma da barba, lo slime è diminuito di volume e l'ho messo in quest'altra bacinella. Quindi da questa qui l'ho travasato in questo qui. Adesso io vi metto pausa, vi blocco qui, faccio riposare il mio slime e noi ci vediamo quando poi dobbiamo continuare il video. Ah, mi raccomando, come vi ho detto appunto, quando mescolate lo slime, mescolatelo ma non schiacciatelo, cioè non fate cracra questo, altrimenti, perché come vedete lo slime è tutto gigloso e gonfio perché all'interno ha ancora tutta l'aria della schiuma da barba. Ok ragazzi, allora sono tornata finalmente con il risultato appunto dello slime. Allora io cercherò di registrare, c'è anche il microfono qui. Cercherò di registrare anche con il microfono, spero che venga registrato l'audio. Quindi, ho fatto formare una piccola crosta sopra lo slime, se vedete questo è perché si è sporcato, non so come. E quindi adesso andiamo con la ASMR.
ragazzi, allora io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Ho fatto con voi praticamente uno slime fluffy super jiggly gigante. Adoro. Quindi io vi mando un enorme bacione, vi ricordo le date di firma copy in Calabria, il 6 e il 7 luglio a Reggio Calabria e a Lamezia Terme. Vi ho lasciato la locandina all'inizio video, ve la metto anche qui, va bene? Vi voglio tanto bene, grazie mille per aver visto questo video, vi mando un bacio e un abbraccio e come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!